Hume, seconda puntata. Siamo esseri passionali e appassionati e quindi anche patiti in certi casi, ma la teoria morale di David Hume, quindi dalla teoria della conoscenza e della scienza all'etica o morale, che riprende quella di William of Ockham, a cominciare appunto dalla tesi fondamentale, e cioè i nostri comportamenti sono determinati dalle nostre passioni. Per passioni intende genericamente tutte le nostre emozioni, che poi divide però in due generi: le passioni violente, quelle che noi comunemente chiamiamo emozioni, come la rabbia, come il disgusto, come l'odio, l'ira, e invece le passioni calme, dolci, che noi solitamente chiamiamo sentimenti, ovvero l'affetto, l'amicizia, l'amore, la simpatia, la stima, l'ammirazione. Ma al di là di questa tipologia, di questa differenziazione, in ogni caso il modo in cui noi ci comportiamo, anche qui e ora, il modo in cui ognuno di noi si sta comportando, dipende dalle nostre passioni, o meglio, da quella passione che di volta in volta predomina su tutte le altre, perché ovviamente il primo Hume a riconoscerlo, e come si potrebbe fare altrimenti, no, le nostre passioni sono tante e sono spesso inconciliabili, sono spesso conflittuali. Dunque, come possiamo, di solito, non sempre, ma di solito abbiamo dei comportamenti almeno momentaneamente univoci. Se prendete appunti e non vi mettete a cantare. Quando prima invece si ballava e non prendevate appunti. Quindi questo significa che appunto di volta in volta c'è una sorta di concorso, di gara tra tutte le nostre passioni, e ogni volta c'è una passione che vince, momentaneamente vince, ma può anche essere una vittoria effimera, può essere anche subito scalzata, sostituita da un'altra passione. In ogni caso, questo significa che per lui, per Hume, come per Hobbes, il nostro agire è determinato dalle nostre passioni. Non è scelto liberamente da noi in base a una valutazione razionale. E in questo senso la seconda tesi fondamentale dell'etica di Hobbes, sempre ripresa da Ockham, è che la ragione, la razionalità, non ha alcun potere pratico. La razionalità è meramente teoretica. La ragione, quindi la scienza, ci può soltanto dire come funziona il mondo, quali sono i processi naturali, quali sono le caratteristiche naturali dei corpi, ma non può dirci nulla relativamente a come dobbiamo agire, al nostro miglior modo di vivere, al nostro miglior modo di comportarci.
La ragione sul piano pratico comportamentale è assolutamente ininfluente, non ha alcun potere. È vero, riconosce Hume, che una pletora di filosofi, una gran quantità di filosofi, hanno scritto etiche morali razionali, hanno proposto morali razionali, ma sono rimaste tutte sulla carta. Questa è, a maggior ragione, sostiene Hume, vale la mia tesi, quella di Occam, perché anche chi si è sforzato di elaborare delle morali razionali, quindi di conferire alla ragione un potere di determinazione, di libera determinazione delle nostre azioni, in realtà ha fallito, perché nessuno gli ha dato retta, lui per primo non è stato in grado di essere coerente con quello che aveva proposto. Ci sono biblioteche piene di libri di etica razionale, ma questi libri sono come l'incenso per i morti, ovvero non hanno assolutamente alcuna effettiva possibilità di attuazione. Prego. Ma ritornando sulle emozioni, non può essere una cosa. Non ho capito niente. Le emozioni. Mm-hmm. Non può essere? Non può essere considerato causa effetto. Cioè, una passione dominante causa. Sì, ma vale la stessa. Non nel senso di alle stesse cause corrispondono sempre gli stessi effetti. No, hai ragione a collegare. Interessante, però vale non so, tra l'ira che io posso avere, la mia azione di scagliarmi contro qualcuno, non vale la regola alla stessa causa corrisponde sempre lo stesso effetto. Stesso discorso. Dicevamo comunque che quindi la determinazione in questo senso può avvenire in modi anche con effetti diversi, ma comunque c'è una determinazione. Okay. Anche l'ira può essere più o meno, non è sempre la stessa ira, no. Può essere più forte, meno forte, più sfumata. Bene, dicevamo però che qualcosa concede alla razionalità pratica, anche Occam ai tempi e anche adesso invece Hume, cioè il fornire degli strumenti. Se per esempio io, in me in questo momento predomina la fame, la passione, dipende dai livelli, potrebbe anche essere abbastanza violenta, della fame, allora voglia di mangiare, e la scienza, in questo caso la scienza gastronomica, mi fornisce i mezzi migliori per non so, cuocermi, prepararmi, cosa preferite? Gli spaghetti alla carbonara, vi piacciono gli spaghetti alla carbonara? Sì. Il modo migliore per preparare gli spaghetti alla carbonara e quindi soddisfare il mio desiderio, la mia passione, no, di mangiare. Dunque, la razionalità, ovvero la scienza, è un mezzo al servizio della realizzazione delle nostre passioni, della manifestazione, del soddisfacimento delle nostre passioni. E in certi casi, addirittura, questo è il limite della concessione che Hume fa alla razionalità pratica, in certi casi può distoglierci dal perseguire una certa passione. Per esempio,
sempre, se io ho voglia di mangiare, quindi sono determinato dalla passione della fame, mi piace il risotto coi funghi, mi voglio fare un risotto coi funghi, ho comprato i funghi, ma mi accorgo, o meglio ancora, ho raccolto dei funghi, ma poi mi accorgo in base ai libri scientifici, facendo dei confronti, che sono funghi velenosi. E allora a quel punto, chiaramente, la razionalità, la scienza, mi distoglie dal perseguire il mio fine, il mio obiettivo, cioè mangiarmi quei funghi. Ma non perché sia la ragione in se stessa a impedirmi di agire in quel modo, a impedirmi di mangiare i funghi, ma perché la ragione suscita in me il predominio di un'altra passione, la paura di morire, di un'altra passione che in quel momento è molto più forte di quella della fame, che poi non succede nemmeno sempre così, quindi, ma comunque, diciamo, mediamente succede così, per cui la conoscenza scientifica della velenosità di quei funghi suscita in me la paura della morte, e quindi la paura della morte diventa predominante, e naturalmente a quel punto mi astengo dal mangiare quei funghi. Ok. Nonostante questa concezione molto simile anche a quella di Hobbes, se vi ricordate, magari non subito, tra un po' quindi vi ricorderete, Hume non ritiene che tutto questo significhi che la natura umana, in quanto appunto passionale, istintiva, impulsiva, sia egoista, egocentrica. Perché? Perché tra le molte passioni che abbiamo, in particolare nel novero delle passioni calme, vi è la passione della sympathy, in inglese con due y, y, sympathy, th. Cosa vuol dire anche in inglese sympathy? Vuol dire empatia, no, perché la realtà ha un'etimologia greca che equivale a quella invece italiana, di simpatia, che però per noi vuol dire un'altra cosa, che invece l'equivalente italiano è di etimologia latina, compassione. Syn cum, no, cum in greco è syn, con patire, con patire, ovvero provare lo stesso sentimento, la stessa emozione, quindi empatia, provare. Da questo punto di vista invece notiamo la convergenza con Rousseau, no? È la stessa tesi che aveva sostenuto Rousseau relativamente all'uomo nella condizione di natura, che è appunto caratterizzato dalla compassione. Quindi io sento in me le emozioni che osservo in un'altra persona, e dunque se quell'altra persona soffre, io soffro, sono come uno specchio, e pertanto evito di farlo soffrire, evito di fargli del male, perché se poi lui soffre, soffro anch'io, e nei limiti del possibile, anzi magari se sta soffrendo per altri motivi, cerco di aiutarlo ad attenuare la sua sofferenza. Dunque, da questo punto di vista, secondo Hume, noi siamo spontaneamente, naturalmente portati a apprezzare i comportamenti altruistici e invece a disprezzare quelli egoistici, proprio perché i comportamenti altruistici, diciamo, sono funzionali alla simpatia, e invece quelli egoistici sono disfunzionali. Tuttavia questo non basta per fondare
una vera e propria morale passionale, perché comunque, poste queste premesse, Hume vuole proporre una sua morale, naturalmente non razionale, vuole cercare di elaborare, quindi proporre una morale passionale, naturale, di cui la simpathy è una condizione necessaria ma non sufficiente. Ci vuole anche qualcos'altro, quello che Hume chiama il sentimento morale. Non gli dà un nome suo specifico, parla proprio di sentimento morale. Tra tutti i nostri, tra tutte le nostre passioni, ce n'è una speciale che si differenzia da tutte le altre: il sentimento morale. Ma innanzitutto notiamo che è un sentimento, cioè appunto è una passione ancorché calma, è una passione calma. E quindi come tutti gli altri sentimenti, come meglio tutte le altre passioni, anche quelle violente, erogano piacere. In quanto sentimento, in quanto passione, il suo soddisfacimento, la sua attuazione produce piacere. Questo spiega perché appunto agiamo in quel modo, perché l'azione è piacevole, ci eroga piacere. Ma se così fosse, anzi, ecco, essendo così, sembrerebbe, allora va bene, ma allora il sentimento morale è come, no, il piacere gustativo che io provo quando mangio il risotto con i funghi, possibilmente non velenosi, oppure gli spaghetti alla carbonara, a seconda delle vostre preferenze. Sto riuscendo a torturarvi un po'? Sì. Pietro ha molta fame. Va bene, ti capisco Pietro, mi sto anche autotorturando, quindi adesso siamo un disastro dal punto di vista della simpatia, non facciamo altro che incrementare a vicenda la nostra sofferenza. Allora, è possibile che il sentimento morale equivalga appunto a produca un piacere tanto quanto bere la Coca-Cola, proprio il massimo del piacere deteriore. Hume dice no, è un piacere, è sempre un piacere, ma è un piacere completamente diverso. Perché è un piacere completamente diverso e perché quindi questo sentimento morale è diverso da tutte le altre passioni? Perché è del tutto disinteressato. È del tutto disinteressato. Io l'empatia, la sympathy, posso provarla per una persona anche pensando bene, così se io adesso, no, l'aiuto ad attenuare il suo dolore, lei poi mi aiuta a attenuare il mio quando mi dovessi far male, qualcosa del genere. Quindi ci può avvenire, oppure diventa mia amica, oppure poi in questa maniera comincio a farle la corte o a fargli la corte, quindi poi c'è sempre un interesse. Invece nel sentimento morale non c'è alcun interesse, cioè il sentimento morale è quel piacere che si prova per un comportamento di un'altra persona, osservando il comportamento di un'altra persona, ma senza alcun interesse, anzi spesso e volentieri perfino contro il proprio interesse psicofisico. Quindi è possibile? Sì, per esempio, essere onesti, uno dice, beh, insomma, se fossi un po' truffaldino, se sono ben accorto, attento, ci guadagno. Quindi a essere onesti, quando posso anche, perché nessuno mi vede, magari essere disonesto, ci perdo,
è contro il mio interesse, eppure posso essere onesto, posso comportarmi onestamente e provare un piacere del tutto genuino perché è disinteressato. Ma facciamo un caso ancora più significativo, spero, anche se è un brutto esempio quello della guerra, però va bene, però è una realtà. Allora, sono in guerra, un soldato nemico compie un'azione eroica e io lo vedo, no? Non so, esce dalle trincee per recuperare la bandiera che era stata persa da un suo compagno che era stato ucciso, no, rischia di essere ammazzato, ma prende la bandiera e riesce a riportarla nella trincea e quindi a farne di nuovo il simbolo. È contro il mio interesse, è contro il mio interesse perché lui è il mio nemico, quindi nel mio interesse. Che cosa è successo da quelle parti? È scoppiata una granata. Cioè, pure, vede, la guerra è inutile. Allora, nel mio interesse sarebbe stato che quel soldato fosse stato ucciso, o quantomeno non avesse neppure provato a recuperare la sua bandiera. E invece lui non è stato ucciso, ha recuperato la sua bandiera. Quindi questo naturalmente galvanizza i miei nemici, quindi poi i miei nemici saranno più forti, io ci rimetto, eppure non posso fare a meno di ammirare l'atto di eroismo di quel soldato nemico. Dentro di me io non posso fare a meno di provare ammirazione e di provare un piacere per questa ammirazione. Beh, potete anche, in effetti, tradurre questo esempio a livello sportivo, no? Quando, soprattutto nei giochi di squadra, quando se anche un avversario fa un canestro, fa un gol, una schiacciata e lo fa in modo mirabile, anche se è un punto a suo favore, a favore della squadra avversaria. Dimmi. Beh, anche nel proprio, certo, ci può essere un'autoammirazione, ma sempre appunto, nel caso dell'onestà, no? Osservando il tuo comportamento, ma magari nel tuo comportamento ci può essere una sorta di autogratificazione, invece nei confronti degli altri è ancora più, diciamo, limpido, ancora più limpido. Comunque, la conclusione è che appunto il sentimento morale ci spinge proprio per provare questo piacere, no, genuino, ci spinge ad agire in modo morale, cioè disinteressato e quindi in gran parte altruistico. Significa che quindi l'uomo è buono? I comportamenti umani sono sempre socievoli, altruistici? No. Da questo punto di vista Hume è realista, nel senso che in parte, secondo Hume, Hobbes ha ragione, in parte in noi prevalgono passioni interessate, quindi egoistiche, quindi egocentriche, ma in misura minore di quanto invece prevalgano la simpatia, ma anche e soprattutto il sentimento morale. Perché, per esempio, si spinge a dire Hume, la generosità è forse la passione che produce in noi il maggior piacere. Non c'è maggior piacere che il sentirsi generosi e quindi che il fare atti di generosità. Se pensiamo, per esempio, a tutte le associazioni di volontariato,
non solo a chi dà i soldi in beneficenza, ma anche alle associazioni di volontariato di assistenza, per esempio ai malati terminali. Bene, conclusione, l'uomo alterna comportamenti egoistici con comportamenti altruistici, tende ad essere più altruista che egoista, soprattutto però quando un uomo, ancor meglio una popolazione, raggiunge un tenore di vita agiato, decisamente a quel punto, secondo Hume, la generosità diventa la fonte principale del piacere, del benessere, e quindi decisamente prevale l'altruismo. Che ne dite? Eh beh, certo, quando c'è, no, una situazione di emergenza, una nave che affonda, si salvi chi può, e quindi si tende. Bene, per ora ci salviamo noi, terminando quanti minuti prima? Cioè, cosa di meglio per Guinness, per festeggiare questo terzultimo sabato del villaggio?